Francesca Buttari e delle iniziative nel fine settimana dell'Associazione Orizzonte che si conferma una realtà importante per il territorio francavillese. Assolutamente, 3 giorni di sport integrato, di judo per ragazzi speciali, diversamente abili. Si partirà il 31. Il 31 con un convegno il pomeriggio al MUMI con autorità e comunque rappresentanti del mondo dello sport e del judo, chiaramente con la nostra campionessa cittadina Chiara Meucci. Il primo ci sarà una cena di solidarietà dove vedremo convivere, anzi coabitare lo sport il paraolimpico, il ciclismo paraolimpico con il judo. E per finire il 2 con il 2 mattina proprio con l'evento sportivo integralmente dedicato al judo per disabili. Abbiamo l'onore di avere a Francavilla la squadra campionessa d'Italia del judo per disabili. Questo evento è stato patrocinato dal Comune di Francavilla al Mare, dall'assessorato allo sport nella persona dell'assessore Rocco Alibertini, con chiaramente una collaborazione anche dell'assessorato alle politiche sociali, visto proprio l'argomento e la tematica. Sì, quindi qui si manifesta l'importanza dello sport anche per quanto riguarda la disabilità. Assolutamente, il judo primariamente è una disciplina che aiuta i ragazzi diversamente abili, sia dal punto di vista proprio fisico, quindi nel controllo. Ma anche il controllo non solo proprio dell'atteggiamento corporeo, ma anche della propria emotività, ed è molto importante per lo sviluppo della socialità del ragazzo diversamente abile, parlando in particolar modo di una disabilità mentale molto importante, perché questo è il tipo di disabilità trattato dall'Associazione Orizzonte. Colgo chiaramente l'occasione per ringraziarli di tutto quello che fanno per la nostra comunità. Grazie mille. Francesca Priore, una serie di iniziative dell'Associazione Orizzonte che vede protagonista lo sport. Eh beh sì, questo diciamo che è un weekend lungo, partiamo da venerdì con il convegno che si terrà al MUMI dalle ore 17, dove appunto interverrà anche Chiara Meucci, insomma ci saranno la Bortoli, personaggi importanti. Poi il sabato ci sarà la cena con anche gli atleti, quindi insomma invitiamo, è importante partecipare a Villa Immacolata dalle ore 20, più o meno 20 e 30, e poi domenica insomma l'evento clou, perché insomma è riuscita a portare Chiara qui questa per la prima volta, mi avvalgo anche di Chiara, per la prima volta sei riuscita a portare il campionato qui Sì, per la prima volta siamo riusciti a portare il campionato italiano qui in Abruzzo, quindi diciamo che è un evento alla quale tengo parecchio anche per questo e per la prima volta cerchiamo di dare valore e soprattutto pubblicità, cerchiamo di rendere protagonisti questi ragazzi. Sì, soprattutto qui si valorizza, come hai detto prima, l'importanza dello sport, in particolare del judo, che ha dato una grossa mano e sta dando tuttora una grossa mano a questi ragazzi. Decisamente sì, perché ci siamo resi conto che grazie a questo sport loro, come i ragazzi normodotati, chiunque riesce a sconfiggere le proprie paure, ansie, dolori, riesce a sconfiggere le proprie barriere, e questo soprattutto per quanto riguarda la disabilità. Ci siamo resi conto che non guarda in faccia a nessuno questo sport, infatti non esiste discriminazione. Infatti all'interno della mia palestra notiamo che il bambino gioca con un ragazzo disabile con molta facilità e non si rende nemmeno conto di questa diversità che purtroppo l'uomo adulto diciamo che ce l'ha nella sua indole, quindi non riesce a capire che siamo tutti uguali. Sì, cosa che comunque attesti direttamente essendo insegnante di judo e campionessa. Sì, Sì, diciamo di sì. anche per quanto riguarda te come volontaria, insomma, si notano i miglioramenti giorno per giorno. Sì, no, comunque poi c'è anche da dire che l'Associazione Orizzonte fa tantissimo per questi ragazzi, con il presidente Michele Mattoscia, che
insomma si è sempre impegnata e fanno poi tantissime attività qui all'interno, quindi vengono veramente curate a 360 gradi e infatti si è visto come negli anni è cresciuta, insomma, e sono sempre più, è anche sempre più alto il numero di ragazzi che ora è qui all'interno dell'associazione. Grazie mille. Prego.